Migliaia di turisti quotidianamente percorrono Calle Valaresso, un po' perché è situata a due passi da Piazza San Marco, di fronte a Punta della Dogana, con il cupolone della salute che sovrasta, un po' per ammirare le vetrine delle grandi marche della moda che in piccoli negozi corrono lungo i lati di quella affollatissima via. Pochi però sanno che all'epoca della Repubblica di Venezia, la calle che porta il nome di una grande famiglia del tempo era molto, molto affollata, soprattutto al calare della sera e soprattutto durante il lungo carnevale, come del resto succede ai nostri giorni. Facendo un passo indietro e lasciando il tempo di Casanova, proprio da qui, da questa strada, più o meno dove si trova l'Hotel Monaco, dirimpettaio dell'esclusivo Harris Bar, partiva una catena che raggiungeva Punta della Dogana. Il mitico Canal Grande, infatti, altro non era che un grande porto, i cui magazzini contenevano le mercanzie che arrivavano e partivano per tutto il mondo allora conosciuto. Tali magazzini erano situati al piano terra delle abitazioni stesse dei ricchi mercanti. Un ampio ingresso, un portone, si apriva direttamente sull'acqua, mentre l'accesso patronale era via terra, spesso alla fine di una lunga e stretta calle. Queste abitazioni, con il loro affaccio al canale, sono considerate, fin dall'Ottocento, quando nacque la moda del viaggiare, degli splendidi palazzi che formano la celebre Via Acquea, suscitando un'idea di sontuosità e di fasto. Torniamo nel 6-700, secoli nei quali la mercatura e pericolosi viaggi per mare vengono abbandonati per investimenti più tranquilli, più tempo libero e bessi, per dedicarsi al divertimento e al lusso nelle sontuose ville disseminate nelle campagne. Il gioco d'azzardo, da sempre praticato con grande passione dai veneziani, diventa endemico in questi secoli. Interi patrimoni familiari vengono dilapidati a motivo di questo vizio, che ora si chiamerebbe ludopatia. Un fenomeno sociale di così vasta portata non può sfuggire al controllo del governo che nel 1638 inaugura quello che si potrebbe definire il primo casinò del mondo, il ridotto pubblico di Saint-Moisès. Ridotto, malgrado le notevoli dimensioni, perché prendeva il nome dai numerosi piccoli locali in cui incontrarsi privatamente, ridursi o casini per le piccole dimensioni, che vennero da tale data soppressi con l'obbligo per i giocatori di recarsi a giocare nel palazzo di Marco Dandolo, vicino alla grande chiesa di Saint-Moisès, patrizio che ebbe il permesso ufficiale di aprire la casa da gioco. Le regole di gioco erano molto rigide, basti ricordare che, ad eccezione delle donne nobili, bisognava tassativamente accostarsi al gioco con il volto coperto da una maschera, questo per rispettare la privacy di alti dignitari ma anche di teste coronate che venivano in visita a Venezia e facevano d'obbligo una capatina a ridotto. Unico a volto scoperto era quello che ora chiameremo croupier, cioè il patrizio, obbligatoriamente doveva essere patrizio, che teneva il banco. In epoca più vicina a noi, fino a qualche decennio fa, al posto della casa da gioco, soppressa dal Senato nel 1774, c'era un piccolo, frequentatissimo teatro che portava appunto il nome di Ridotto.
Credete che eliminando il ridotto di San Musei i veneziani smettessero di giocare? Assolutamente no. Se alla caduta della Serenissima si contavano 136 casini in cui si giocava d'azzardo.